è un progetto attorno al quale vado lavorando da ormai un anno assieme ad altri amici e che è stato presentato il mese scorso a Firenze e Milano, perché le due regioni in questione, cioè la regione Toscana e la regione Lombardia, hanno aderito al progetto finanziando lo start-up e quindi ponendosi a capo di questa idea, che non è un'idea poi dopo tutto troppo rivoluzionaria, solo che considerassimo che la borsa storicamente, la prima borsa al mondo è nata a Firenze alla fine del 1400 e per due secoli la borsa di Firenze operò come borsa sociale, cioè un mercato dei capitali che viene a funzionare come tutti i mercati del capitale, ma il cui obiettivo è quello di finanziare quei soggetti di un tipo o dell'altro, cooperative sociali, imprese di tipo capitalistico, che per scelta loro hanno interesse o il desiderio di realizzare obiettivi o opere di utilità sociale. In Italia il problema che noi oggi avvertiamo è proprio questo, non è che ci manca il capitale, non abbiamo l'abilità di incanalare i capitali che ci sono presso le famiglie, presso i risparmiatori, per raggiungere obiettivi di utilità sociale. L'idea della borsa sociale è in breve tutta qui. Ovviamente ci sono dei problemi tecnici da risolvere, occorrerà stabilire l'autorità di controllo, come avviene oggi con la borsa nostra da parte della Consob e via discorrendo. Ma tutte queste difficoltà, chiamiamole così, sono di natura tecnica. L'importante è credere ad una iniziativa che ora ha difficoltà soprattutto a livello culturale, da parte di quelli che credono di intendersene di economia, che credono di fare testo e invece, devo dire, ne sanno troppa poca di economia, soprattutto perché non conoscono la storia economica e non sanno come e storicamente le istituzioni di natura finanziaria si sono evolute nel corso dei secoli. Io ho chiarito la differenza che c'è tra il termine etica e il termine morale, che si tende nell'opinione comune a confondere. In secondo luogo ho chiarito come quella del concedere credito è in primo luogo un'arte, non è una tecnica. È chiaro che bisogna conoscere le tecniche. Oggi abbiamo troppi dirigenti di banca che conoscono alla perfezione tutte le tecniche della finanza, ma non possiedono l'arte. Questo è uno dei motivi per cui le cose non vanno come dovrebbero. Allora dobbiamo tornare all'antico, quando cioè quella del banchiere era l'arte di chi sapeva giudicare la meritorietà di credito, sapeva monitorare l'uso che dei soldi prestati ne faceva il prenditore e sapeva sollecitarlo per avere la restituzione. La cosa interessante è che in Italia le grandi banche se ne stanno o se ne sono da poco rese conto e, come è a mia conoscenza, stanno prendendo provvedimenti adeguati.